abbiamo fatto un'intervista durante il lockdown a un musicista che ci ha fatto entrare in casa proprio. Allora, ragazzi, i clementini li lascio fuori sul balcone. Allora, prendi, prendi quello che c'è. Quanto siamo? Già sì. Ma in italiano non è una città delle ore. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora devi prendere due righe. Ceccarelli e Martino. Allora, no, Ceccarelli. DAIE nasce con l'inizio del lockdown a Roma, insieme a Jacopo e alcuni colleghi dell'università ci siamo trovati a commentare il fatto che sui social alcuni negozianti iniziassero ad attrezzarsi in maniera molto spartana per proporre online i loro prodotti. Per cui abbiamo detto, vediamo se riusciamo a dare loro qualcosa per lavorare in maniera un po' più organizzata e dall'altra parte far fronte al calo drastico di persone su strada e aiutare quindi anche le persone a rimanere in contatto con i loro negozianti preferiti e ricevere a casa comodamente i loro prodotti. Fiducia quando entro poi nel box 51 per esempio di Rosa e Jalel, io so che questi... Ci sono molte start-up che si stanno affacciando su questo mercato per cogliere l'opportunità di favorire la consegna dai piccoli negozi, dai supermercati, a seconda delle varie tipologie. Ovviamente non è un mercato semplice perché è un mercato che richiede tantissima efficienza. La porzione, perché la cosa divertente è che poi alcuni di prodotti confezionati, ma è un modo per accedere ai... Qui stiamo parlando di un business completamente diverso, stiamo parlando di un business in cui il magazzino è distribuito sul quartiere, io vado a prendere le merci dai vari negozianti tutte le mattine nel quartiere che le pesano, le confezionano, le mettono nella busta e poi le porto dal cliente. È una modalità completamente diversa, non c'è un e-commerce che funziona per tutto. Vendere magliette e vendere prosciutto sono due cose completamente diverse. Buongiorno. Possiamo dire per certi versi che DAIE entra in competizione con dei grandi colossi del delivery come per esempio Amazon o Glovo. Ci sono delle differenze sia dal punto di vista dei negozianti che dei clienti. Per i negozianti è molto più accessibile dal punto di vista economico ma anche pratico perché è un qualcosa di pensato per le piccole realtà locali. Anche per i clienti ci sono dei benefici importanti perché possono trovare tutti i negozianti del loro quartiere, negozianti che probabilmente già conoscono, dei quali si fidano o che comunque vogliono sperimentare e ricevere comodamente a casa loro i prodotti in un unico ordine. Ottimo! Come so? Ottimo! Ottimo come il vino? Andiamo, ah quanto è buono! Acqua! Allora, con DAIE abbiamo iniziato ad aprile e dentro al mercato, quindi più di 120 banchi, potevano entrare solo 16 persone. Quindi avevi la sensazione che il mercato fosse sempre vuoto, quindi la clientela molto molto di meno. E abbiamo iniziato con loro perché anche noi nel nostro piccolo facevamo le consegne, ma era veramente stancante. DAIE Monteverde mi ha fatto una bella pubblicità, quindi su Facebook, cosa che io non c'ero perché non neanche so capace. Poi ho visto che c'è stato un aumento di lavoro, anche nel periodo del lockdown, diciamo, ci ha aiutato nel momento in cui c'era poco lavoro. Questo è il mattino.
Con la fine del lockdown immaginiamo che DAIE possa andare sicuramente avanti, perché se prima era utilizzato come una misura d'emergenza, ad oggi invece è abitudine. Quindi le persone non escono di casa perché c'è il Covid in questo periodo. Tuttavia comunque gli stessi soggetti normalmente sono occupati a lavorare, quindi andare in ufficio, a fare altre cose. Noi quello che offriamo è una valida soluzione alla grande distribuzione, quindi per quanto riguarda soprattutto il fresco, continuare ad acquistare presso il mercato è sinonimo di qualità. E quello che vorremmo offrire è proprio quella qualità che attualmente purtroppo la grande distribuzione difficilmente riesce a soddisfare. Buongiorno, buongiorno. Ecco lei la spesa. Grazie. Allora, utilissimo per il lockdown, ovviamente, perché non avendo limitazioni per le uscite, chiaramente il fatto che ti portino la spesa a casa, poi come puoi vedere, è una quantità di busta incredibile, quindi sicuramente mi consente di fare una spesa molto grossa, mi consente di usare i fornitori che io già conoscevo e devo dire la verità di conoscerne anche di nuovi, perché andando sulla piattaforma io poi dico ma questo perché non lo proviamo, questo lo proviamo. Continuate a usarlo perché è comodo, ovviamente, cioè io comunque risparmio un sacco di tempo. Fina, un chilo? No, sì, un chilo. Sì. Mandarini, no mandarini, mi sono sbagliata. Ma cosa le... 7 euro per me, eh? 7 euro. 7 euro.